Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di pensioni di agosto 2023, ovvero quelle del prossimo mese, in quanto solo pochi pensionati riceveranno un aumento. Vediamo insieme perché tutti i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre più aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Se volete inoltre potete abbonarvi al canale schiacciando il tasto abbonati, come vedete ora nel video, donare una piccola cifra per supportarci e continuare a pubblicare contenuti sempre più aggiornati. Gli abbonati potranno partecipare a una chat esclusiva in un video in cui risponderemo alle domande e ai vari dubbi. Le pensioni di agosto, come dicevamo a inizio video, potrebbero essere più alte per pochi pensionati, ovvero parliamo di tutti quelli che non hanno ancora ricevuto gli aumenti delle minime più gli arretrati. Gli over 75 ad agosto riceveranno sempre un incremento del cedolino di 36,08 euro per via della rivalutazione delle minime, più gli arretrati dei mesi precedenti solo per chi non li ha ancora ricevuti a luglio. Dunque chi non ha visto gli aumenti nel cedolino di luglio, nella pensione di agosto troverà circa 250 euro in più. Parliamo ovviamente degli over 75. L'assegno della pensione di agosto 2023 salirà dunque da 563,74 a 599,32 euro per chi non ha ancora ricevuto gli aumenti. Lo stesso vale anche per i pensionati sotto la soglia dei 75 anni, che riceveranno fino a 8,46 euro in più, con meno di 60 euro di arretrato. Purtroppo per gli under 75 sono davvero pochi spiccioli. L'importo minimo di 563,74 euro ad agosto salirà, per chi non ha ancora ovviamente ricevuto gli aumenti, a 572,20 euro, passando quindi da 563,74 a 572,2 euro mensili. Ad agosto dunque tutti i pensionati al minimo dovranno, per forza di cose, ricevere gli aumenti delle minime più arretrati. Fateci sapere come sempre qui sotto nei commenti del video i vostri dubbi e pareri, e chi non ha ancora ricevuto gli aumenti delle minime per via della perequazione nella pensione di luglio. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.